Riunione urgente a Ischia Marina per valutare le iniziative da adottare dopo il sequestro da parte della magistratura ordinaria del depuratore consortile affidato alla gestione dell'Unione dei Comuni del versante ionico. Getta acqua sul fuoco anche per smorzare le polemiche sull'ipotizzato disastro ambientale a causa degli sversamenti a mare il presidente dell'Unione nonché sindaco di Sant'Andrea Nicola Ramogida. Noi abbiamo chiesto l'autorizzazione al magistrato per poter intervenire, altrimenti avendolo noi in custodia, ce l'ha l'ufficio tecnico dell'Unione la custodia, non potremmo neanche fare questo. Abbiamo avuto l'autorizzazione giorno 11 agosto per fare questi interventi, stiamo comunicando ufficialmente alla ditta ciò che deve essere fatto, però devo dire che a mare di queste tracimazioni che ci sono state sul greto del torrente non ne sono arrivate, questo è quello che risulta a noi, fermo restando che noi siamo lì molto attenti per vedere gli interventi da fare nell'immediatezza. Da Ischia Marina per la CNews 24.